trasparenza la rivolgo all'assessore Miano ed è relativa alla concessione di terreni boschivi di proprietà comunale. Noi, come ricorderete, abbiamo adottato una deliberazione, che è quella numero 12 del 10 marzo 2016 di Consiglio Comunale. In quell'occasione io rappresentai alcuni aspetti che ritenevo critici e che, devo dire, mi pare si stiano rivelando tali. In quella delibera noi che cosa dicemmo? Demandammo al dirigente tutti gli atti conseguenziali per la individuazione del soggetto a cui concedere i terreni boschivi, sulla scorta di una bozza di convenzione che pure approvammo quel giorno. In questa bozza di convenzione si dice ovviamente che il canone sarà determinato in base alla libera offerta presentata dalla ditta in sede di evidenza pubblica per la scelta del contraente. Quindi che cosa abbiamo detto noi come consiglio? Vabbè, diamo in gestione questa area alle condizioni dettate nella convenzione, facciamolo sulla scorta di una procedura di evidenza pubblica e facciamolo con la indicazione di un canone, in maniera tale che chi partecipa dia l'importo che vuole corrispondere al comune. Ora, che cosa è successo dopo? È successo che, a mio avviso, la delibera di Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale, a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi tempi, che mi sfugge, mi pare sempre sovrano, questa delibera non è stata rispettata, perché c'è l'avviso del dirigente o del funzionario e c'è una delibera di giunta che recepisce quel disposto dell'avviso, in cui si dice tutt'altra cosa. Cioè, innanzitutto non viene fatta la gara di evidenza pubblica, in secondo luogo si dice nell'ipotesi in cui ci fosse un solo soggetto che partecipa a questa, che chiamo, non so se è una manifestazione di interesse, che qui io davvero non so come individuarlo, e beh, in questa ipotesi, non aggrotti la fronte assessore perché mi pare che lei era presente pure, in questa ipotesi si può anche consentire che il proponente non indichi l'importo di canone che offre, ma l'importo lo indicherà la giunta. Quindi siamo, diciamo, in un ambito completamente diverso e difforme da quello che era stato tracciato dal Consiglio Comunale. Allora io vorrei capire che cosa è successo, cioè perché non abbiamo rispettato il volere della Suprema Assise, che è quella consiliare. Allora, quanto concerne il discorso del Consiglio Comunale, che abbia dato disposizione, abbia accettato di poter affittare quei terreni boschivi ad o qualcuno che si proponesse per tale soluzione, è stato passato e quindi è indiscusso quel discorso. Alla manifestazione di interesse che abbiamo voluto fare per vedere se ci fossero più persone disponibili a prendere in considerazione un fitto e la gestione del bosco, è stata manifestata una sola e pervenuta una sola manifestazione. A fronte di una sola manifestazione, ritengo a quel punto inutile tentare di fare, è inutile fare, perché la nostra delibera andava in quel senso. Di fronte a una sola manifestazione si sarebbe provveduto ad affidare al solo manifestante il contratto di fitto quindicennale per l'importo che si andava a determinare. Fatto questo, e avendo bisogno di poter provvedere urgentemente all'affidamento di questo bosco, perché sia ben chiaro, l'affidamento non è dovuto a un qualcosa campato in aria, l'affidamento è dovuto esplicitamente alla possibilità di riboschire il bosco, di prendere i finanziamenti che la regione sta preparando e farlo in tempi rapidi, cosa che i nostri uffici non sono in grado di fare e cosa che ci ha fatto visti dover rivolgerci all'esterno per poter risolvere questo problema, e ritengo che è nell'interesse della città, per cui portare un risultato di questo tipo nell'interesse della città penso che abbia poco a che fare con beghe di modalità forse ritenute da voi non valide per me, ritenute valide perché nel momento in cui faccio una manifestazione di interesse e non ci sono proponenti oltre uno, io mi devo affrettare a chiudere l'accordo con quell'unico che voglia farlo questo tipo di operazioni.
preciso, i bandi stanno per uscire. Per preparare un bando di quel tipo occorre preparare una documentazione che fa paura. Occorreranno perlomeno 2 o 3 mesi per preparare solo la documentazione inerente ai bandi dei boschivi. Per arrivare a questo e avere questo risultato, se il risultato non è di vostro gradimento, perché tu ritieni che il carro, no, tu stai dicendo, ti stai appellando a un qualcosa, di diverso da quello che è lo scopo. Perché è qualcosa che abbiamo stabilito. Abbiamo stabilito e sta verificando. Perché stabilire di fare una gara quando non ci sono gareggianti, abbiamo deciso di farla unica manifestazione, unica gara. Cioè, sul comune c'ha le doti di chiaro vigenza. Chiedo scusa, perché pensavo che avesse finito. Allora facciamolo finire. Allora, fatto questo passaggio che è dovuto, e fatto che gli interessi della città, perché noi interessano lì, risolvere i problemi della città, io ritengo che la procedura sia quella giusta, perché è stato seguito l'iter stabilito. Stiamo aspettando di fare di firmare questo contratto per affidare questa superficie boschiva al soggetto, l'unico soggetto proponente, l'unico soggetto che ha manifestato interesse alla gestione. Io ritengo che la procedura sia stata rispettata appieno. Posso, Presidente? Allora, Assessore, io non mi ritengo assolutamente soddisfatto, innanzitutto perché lei non ha risposto alla mia domanda. Io non ho, diciamo, criticato l'obiettivo, perché l'obiettivo in sé è condivisibile. Io ho fatto un altro ragionamento e la sua risposta, sinceramente, mi fa quasi rabbrividire, perché conferma quello che è un sospetto che io ho avuto dall'inizio. Cioè, noi abbiamo detto al Consiglio Comunale, la delibera non è che ce la siamo inventata, abbiamo detto si deve fare una gara, una procedura di evidenza pubblica, e il soggetto che, o i soggetti che parteciperanno, dovranno, oltre a fare tutte le altre cose, tra cui presentare, cosa che manca, un progetto che deve essere approvato, un progetto anche nella semplice manutenzione, non soltanto per il finanziamento, anche nella semplice manutenzione, poiché l'area boschiva è sottoposta, credo, al vincolo della forestale, andava presentato un progetto che doveva essere approvato anche dalla forestale, credo io, poi magari mi sbaglio. E invece nulla di tutto questo, c'è un avviso chiaramente fondato sulla chiaroveggenza a questo punto, nel quale si dice mi faccia finire, dopodiché potrà eventualmente replicare. E le parole che lei ha detto me lo confermano. Che faccio a fare la gara di evidenza pubblica se c'è un solo soggetto che vuole partecipare? Ma se io non faccio la gara di evidenza pubblica, come faccio a sapere prima che c'è un solo soggetto che vuole partecipare? Ecco perché mi viene confermato che qui sul comune, e vi faccio i complimenti, ci sono delle doti di chiaroveggenza. Perché se la delibera del Consiglio prevede che si faccia la gara di evidenza pubblica e che debba essere previsto un canone, non può svegliarsi il funzionario o la giunta e dire no, la gara non la facciamo perché tanto non c'è nessuno, e nell'ipotesi stranissima in cui ci sia uno solo che partecipa, questo può anche non indicare l'importo, può anche fare una domandina di tre righe come quella che ha fatto, nella quale non dice se è iscritto all'albo regionale delle aziende che si occupano di questa cosa, non dice che cosa intende fare, non dice qual è l'intervento manutentivo e in che forma ritiene che possa essere approvato dalla forestale, non dice niente, e glielo approviamo. Che poi la finalità sia giusta, questo è un altro discorso. Ma non è che perché la finalità è giusta noi possiamo pensare di fare quello che riteniamo più opportuno, Assessore. Quindi mi devo ripetere, nel bando abbiamo detto che c'era un'evidenza pubblica, sotto forma di manifestazione di interesse, è stata fatta. Per cui si è partecipato, hanno partecipato. Chiedo scusa, la gara di evidenza pubblica è una manifestazione di interesse. Io evidentemente mi perdo qualche passaggio. Le chiedo, diciamo, dei lumi su questa questione. Interessa che se ci può appare dopo successivamente la gara. Cioè, voi state creando il diritto, anzi più che il diritto, voi state proprio creando le norme. Quindi secondo questo ragionamento uno potrebbe fare, anziché le gare, fa solo manifestazioni di interesse, partecipa solo Pingo, però è inutile che la facciamo, perché tanto solo Pingo ha manifestato l'interesse. Allora, che ragionamenti sono questi? Per quando ma io dico, ma consideri bizzarro. Allora, lo
capite che poi noi scattiamo quando sentiamo parlare? No, io sono stato tranquillo. Tu consigliere Bizzarri, un attimo, ha posto un quesito al segretario, però deve anche dare il tempo di rispondere. Sembrava che avesse risposto. Non so, sarà allora. Chiedo forse scusa. Caldo, boh, chiedo non so. Allora rispondo. Allora, sto dicendo che sono due cose diverse. Allora, la manifestazione di interesse si fa quando praticamente ci sono degli affidamenti di servizi di natura particolare. Allora l'amministrazione, prima di andare a fare un'evidenza pubblica, chiede se ci sono operatori economici interessati al discorso. Questa è la manifestazione di interesse. Poi esiste la procedura di gara, sono due cose diverse. Questa è la domanda. Nel momento in cui noi scriviamo che si fa la gara di evidenza pubblica, che cosa intendiamo fare, assessore segretario? Però diciamo, siccome, il servizio è un servizio particolare, perché non è che diciamo che riguarda i lavori pubblici o servizi già standardizzati, è piuttosto particolare, che si tratta del bosco, si tratta di progetti, in quel caso la manifestazione di interesse serviva proprio a capire quante persone fossero interessate. Rifacendoci un po' come si faceva la licitazione privata, quando si faceva l'avviso e si invitavano le ditte interessate. Che però non esiste più. Non esiste più. Perfetto. Però diciamo, se poi la vogliamo reintrodurre, facciamolo pure. Dicevo, per carità, per capire un attimo di come si muove il legislatore, no? Io sto dicendo, il legislatore non è che poi inventa tutto, ma si riprende con voci diverse, riprende cose passate. Solo un ricordo storico, perché visto che io l'ho vissuta, lo posso dire. Allora la domanda che io le rivolgo, segretario, nel momento in cui io scrivo che devo fare la gara di evidenza pubblica, è prima così, per un fatto mio di indagine, faccio la manifestazione di interesse e partecipo una sola persona, o non partecipa nessuno, sono titolato a dare l'incarico in forma diversa da quella che era stata prevista e che è prevista dalle norme? La mia domanda. Si parla di evidenza pubblica, si deve fare l'evidenza pubblica. Perfetto, però, grazie. Ripeto, questa mi ha risposto. Fase era finalmente una fase di... Però no, segretario, non era soltanto una fase, perché a seguito della manifestazione di interesse, nonostante, capite? Cioè io non è che mi voglio essere puntiglioso, però le risposte, ma scusatemi, però Francesco, perdonami, voi in passato su queste cose sareste andati in piazza a fare l'ira di Dio, è chiaro, noi non lo stiamo facendo perché abbiamo un altro taglio, forse sbagliamo anche, però voglio dire, non è così. E mi pare che il segretario abbia detto la stessa cosa, perché noi l'abbiamo bypassata con la manifestazione di interesse. C'è uno solo e poi gliela diamo direttamente a lui, anche se non ha presentato una semplice domanda, poi gliela diamo direttamente a lui. Ma perché dobbiamo fare sta gara di evidenza pubblica che pure ci costa? Tanto uno solo interessato, siccome siamo chiaroveggenti, lo sapevamo già dall'inizio che era uno solo interessato, noi non perdiamo altro tempo, vero? Questo è successo. Per quanto concerne dopo tutto il resto dei progetti, guarda, nella delibera del Consiglio Comunale è previsto che laddove dovesse partecipare a delle gare per acquisire dei... Dopo esibirà il progetto e dovrà essere valutato da noi. Sì, sta scritto così, se trovi. Quella è un'altra cosa, assessore. Quello è il progetto per il finanziamento, ma l'attività che la ditta deve fare, che è un'attività di manutenzione, interviene dal momento della sottoscrizione del contratto. D'accordo? E mi pare ancora non sia avvenuto. E che vi invito a non sottoscrivere, perché se la situazione sta così come io vi ho raccontato e così come abbiamo detto, mi pare che non siamo nell'ambito della legalità. Quella è un'altra cosa. Anche per il semplice intervento manutentivo, io per decidere, scusami assessore, tu sei del ramo, no? Se io devo decidere di eliminare o meno un albero di una foresta che è sottoposta al vincolo forestale, lo posso fare liberamente o devo chiedere prima? Infatti, all'interno di quello che dovrei. E allora lo vede che sono due cose diverse? Perché è demandato agli uffici verificare iscrizione, regolarità, casellario giudiziario, tutto quello che è inerente per l'ottenimento di un lavoro. Che dopo tu mi vuoi porre il problema, e lo stai ponendo, non c'è la gara pubblica, bisogna fare la gara pubblica. Il problema della legittimità, poi per carità, se di questi problemi non ci dobbiamo interessare, non ce ne interesseremo più. Ritieni che il passaggio fatto in quei termini
non è valida. Dobbiamo no, mi pare che lo ritenga anche il segretario dalla risposta che mi ha dato. Questo significa perdere i finanziamenti per l'imboschimento del... Ma non è questo il ragionamento. Fa, a me mi interessa questo. Ma allora facevamo direttamente... Mi interessa questo. Facevamo direttamente... Non rimboschire il bosco. Punto. Ma che ragionamento è questo? Un ragionamento, è questo. Allora, facendo questo ragionamento, noi possiamo stracciarlo il codice degli appalti. Che ce l'hanno riformato a fare? Secondo il suo ragionamento, noi possiamo, siccome la finalità è giusta e sacrosanta, fregarcene altamente delle norme, che mi pare che è quello che voi fondamentalmente stiate facendo. Allora, rispettiamo le norme e tutte le conseguenze se le assumiamo. Assessore, facciamo una verifica, vediamo realmente come stanno le conseguenze.